Il 4 febbraio scorso, quando per la prima volta si sedette sulla panchina della prima squadra dopo le dimissioni di Amaulo, Marco Pomante non poteva sapere che quasi 5 mesi dopo, al termine di una delle stagioni più lunghe che si ricordi, avrebbe consegnato la vittoria a playoff a quel Pineto che doveva risollevare il giorno dopo il crack di Castelfidardo. Ci si è messo anche il Covid di mezzo, 8 gare in meno e tutte da recuperare e il campionato da completare. Un'assurdità abbinata ad una rimonta che sembrava impossibile. Tutti ostacoli superati fino alla fine con la vittoria dell'ultimo atto. E il Pineto infatti a vincere gli spareggi del girone F e, come accaduto in campionato, anche stavolta con una rete di Minnozzi in apertura. Un solo cambio per Epifani rispetto alla semifinale col Matese, davanti c'è Dos Santos e non Olcese. Per il resto formazione confermata con Blando in mediana e a quadro ispiratore. 11 tipo per Pomante, Bertolo, Pepe e Messisca i tre dietro, Romano unica punta e Mininclerico con Minnozzi col compito di servirlo. Neppure il tempo di studiarsi che il risultato cambia, il clima si accende. A quadro resta a terra sul recupero palla del Pineto che non getta via la sfera, ma riparte con Mastrippolito che arma il destro violento e preciso di Minnozzi. Pallone perfetto, Pineto avanti 0-1 e polemiche per parte rossoblu per non aver fermato il gioco. A quadro soccorso per fortuna può riprendere subito il suo posto in campo. Al nono la risposta di casa, Marchionni pennella da sinistra, Speranza appostato sul secondo palo di testa chiama Mercorelli alla risposta sensazionale. Il notaresco si affida alle fiammate del suo numero 7, al quarto d'ora rientra sul destro ma conclude centralmente. Il Pineto Sornione attende e cerca Varchi in velocità, come al 19esimo, quando Sciba deve uscire alla disperata per anticipare Romano lanciato a rete. Padroni di casa sempre solo con Marchionni, il destro alla mezz'ora è liftato quasi alla perfezione. Mercorelli ci mette i polpastrelli e tutti i centimetri che ha per sventare la minaccia e concedere solo il corner. Nel finale di tempo sostituzione obbligata per Pomante, esce l'autore del gol Minnozzi, non al meglio, al suo posto entra Ciarcelluti. La ripresa ha il suono del palo pieno che Palumbo centra al 7° dopo una staffilata mancina su cui Mercorelli non era arrivato. Il successivo versione di Frulla non trova la testa di Marchionni, ma la partita è vibrante. Un minuto e dall'altra parte della quercia in proiezione offensiva si crea lo spazio per sparare verso Sciba, ma lo fa troppo centralmente. Il Pineto è velenoso quando preme. Il corner di Mininclerico al 10° trova la testa di Romano, uno dei tanti ex in campo, sfera di poco a lato. Epifani allora richiama Ghiani per inserire Lattarulo, soprattutto perché dopo il legno centrato il notaresco non riesce a dare continuità alla sua manovra. 3 minuti e i padroni di casa sfruttano la percussione, l'ennesima, di Marchionni da sinistra per Palumbo, che tira in maniera troppo pigra permettendo a Mercorelli di arrivare sulla traiettoria. Ma è la squadra di Pomante a dare la sensazione di essere più in palla. Mininclerico cerca il lob in bello stile che si perde alto, poi Bugaro, appena entrato per Romano, a rendersi pericoloso 2 volte in un minuto. Prima supera Sorrini e impegna col diagonale Sciba, che deve impegnarsi a sventare la parabola del successivo corner calciato ancora dal numero 11. Epifani stravolge il notaresco, dentro Olcese, Buonavoglia e Massarotti per Palumbo, Sorrini e Blando, ma davanti i rossoblu si vedono al 32esimo con la punizione di Frulla fuori, non di molto. A 7 dal termine ci prova Olcese con una girata ad alto coefficiente di difficoltà, Mercorelli senza problemi, mentre la girata di testa al 90esimo non trova lo specchio della porta. Dall'altra parte Ciarcelluti, minuto 92, prova la conclusione personale bloccata da Sciba. E l'ultima emozione dell'incontro, il capolavoro bianco-azzurro può dirsi completato in 5 mesi, dalla zona retrocessione alla vittoria degli spareggi. Il Pineto se ne va in paradiso, al notaresco dopo il campionato un altro secondo posto che, seppur lusinghiero, sarà comunque molto complicato da digerire.